parte e quindi possiamo procedere alla vera e propria premiazione. Allora, il premio credo che sia lì alla vostra destra, è un premio abbastanza importante. Chiamiamo anche l'artista che è presente, l'artista che ha creato il premio. Buongiorno, un premio pesantissimo, però molto importante. Eccolo qui, e quindi c'è la consegna ufficiale, veloce, di poco. Si fa, è un premio di peso, letteralmente. Quindi lo riappoggiamo grazie anche alla presenza dell'artista che ha creato quest'opera, che poi è diventato il premio, opera che sarà... Sì, prego. Ecco, allora intanto grazie al governatore. Ringrazio il dottor Carpenè perché, come abbiamo scritto in una comunicata stampa in questi giorni, la sua cartina è stata abbinata al vincitore dell'edizione 2011, che è un giovane inglese di 21 anni, ed è l'espressione del più antico golf club di Londra, quindi la Richmond Golf Club. Quindi è per noi, anche dal punto di vista del marketing, del prosecco con il mercato inglese, una straordinaria opportunità. Quindi complimenti a lei e grazie, e passerei la parola al governatore per un suo saluto. Grazie, io mi complimento con Carpenè anzitutto, mi complimento con gli organizzatori, perché questa è una partita, nel caso proprio di dirlo, che ci permette di approfittare di un network internazionale che è quello del golf, e abbinandoci poi tutta la partita dei prodotti tipici. E il binomio prodotto-territorio è il binomio vincente. Qualcuno, anzi più di qualcuno, in giro per il mondo mi chiede: ma perché il Veneto ha questi indicatori? Noi abbiamo 63 milioni di presenze turistiche, nel 2011 siamo cresciuti dell'8%, e abbiamo circa 15 milioni e 800 mila arrivi. Significa che siamo la regione più turistica del mondo. Perché? Perché qui da noi si mangia, ma soprattutto si beve bene. Lo finirei così, e ben venga anche l'investimento sul fronte del golf. Grazie. E allora grazie a tutti quanti i convenuti, diamo appuntamento quindi, ricordo giusto Alessandro, 31 marzo, prima del